Le prossime elezioni amministrative del 31 maggio a Raffadali, le interviste alla sindaco chiedo che il videogiornale nel centro cittadino. Gloria Scafè. Il 31 maggio si svolgeranno le elezioni amministrative nei 7 comuni dell'Agrigentino, Agrigento, Licata, Raffadali, Ribera, Siculiana, Realmonte e Camarata. In ogni comune vi è fermento nei preparativi delle campagne elettorali e i cittadini vivono un momento di attesa fino all'arrivo del nuovo amministratore della città, figura in cui si ripongono importanti aspettative. Oggi abbiamo fatto un giro per il centro di Raffadali. Alla poltrona comunale attualmente siede il commissario straordinario Lucio Guarini, per via della perdita prematura del sindaco Giacomo Di Benedetto avvenuta lo scorso mese di luglio. Al momento non è ancora pronta la rosa ufficiale dei candidati a sindaco. Intanto, considerando sempre che questo è un momento di attesa, fra interventi urgenti e altro, ecco cosa chiederebbero gli abitanti di Raffadali al futuro primo cittadino. Vedere quello che c'è a disposizione e cominciare a sistemare le cose urgenti, che ce ne sono tante purtroppo a Raffadali, ecco. E non solo a Raffadali. Questa è la realtà. Una di queste cose urgenti, appunto. Dalle strade, dall'assistenza, anche le cose più piccole. Soprattutto i disoccupati che non fanno niente e c'è bisogno di qualche piccolo lavoro per tenerlo occupato. Solo questo. C'è molto da fare. Intervento sulle strade, l'igiene, la pulizia, vedere di poter tirare fuori un po' di lavoro per questa disoccupazione generale che c'è a Raffadali e tutto il resto. C'è praticamente tutte le strade sporche. Come voi guardate c'è una rottura che c'è un mese, che l'acqua scorre da tutte le parti e nessuno si degna a farla riparare. Ci sono erbe da ovunque. Erbe? Erbe, nessuno che pulisce. Strade che non si può passare. C'è tante lavoro, di dare un poco lavoro alle giovani. Vede che cosa c'è, vede. Secondo me deve fare stare bene fare stare bene il paese di più che altro, questo.